signor Gervasetto, benvenuto al drive-in. Prende qualcosa? Mai senza assaggiarlo prima. Ma lei mi scusi, signorina, dove va? Lavora qui al drive-in, lei? Sì. Ah, brava, brava, complimenti. No, è pieno di belli ragazzi. No, dicevo di belle ragazze, sì. Dunque, carissima principessa, duchessa, nonché marchesa Marina Dante delle Povere, benvenuta di nuovo al nostro angolo. È pronta per l'intervista? Io sono sempre pronta a tutto, Gervasetto. L'aspetto esteriore si sa, conta, però ci sarà pure qualcuno per il quale l'aspetto fisico è... irrilevante, ha capito? Sì, il Ministero delle Finanze, che ti fa pagare le tasse anche se sei un rospo. Lei le paga le tasse, vero Gervasetto? Certamente. Si vede. Va bene, scusiamo i presenti, d'accordo, d'accordo. L'aspetto esteriore si sa il suo peso, però avrai notato che per le donne va l'aspetto virginale. E Carmen Russo lo sa? Ma parlo in generale, ma alzo sempre quando nomino queste persone che fanno parte dell'esercito, dicevo. Ecco, lei avrà notato che Raffaella Carrà è la più amata dagli italiani. Guardi, ai somari piacciono le carrube. E la Carrà, mi scusi, sarebbe una carruba. Ma io non volevo dire questo. Comunque è il criterio della pasta al forno. No, no, non capisco. No. Perché mi guardo? Ma come sarebbe a dire? Io sto parlando, mi sta facendo i sberletti. Siamo in diretta, siamo. E... mi scusi, chiedo perdono alla regia, ma questa è una trasmissione seria. Se c'è un ragazzo che mentre parlo mi commenta con gli occhi, con la bocca, e mi fa sberletti. Un po' di educazione, no? Che diamine? Non capisco, dicevo, come sarebbe? Che qualunque pasta passata di cottura si può riproporre mettendola al forno. Sì, ma tra la televisione e il forno, come si dice, ci sono le differenze, no? Sono due elettrodomestici, soltanto che la televisione non ha lo spiedo. Lei vorrebbe dire allora che la Carrà ripassata in televisione sarebbe come... la pasta al forno. Ma la pasta al forno è buona! Provi a mangiarla tutti i giorni! Va bene, va bene, scusate, potete avvertire la sarta se mi porta una spazzolina che mi sento tutta... ho della forfora che mi cade. Chi è che ha detto illuso? Che hai detto illuso? Che ho la forfora io? Va bene, cambiamo argomento. Ma sì, via, cambiamo argomento, va bene. Senti tu, carino, perché non fai mettere al tuo posto Dario, quel bestione del microfonista? Che a me piace tanto, mi fa sempre provare quel microfonone. Scusa. Mi scusi, principessa, lei ha mai avuto qualche esperienza con un cantautore? Sì, guardi, una volta con un cantautore di cui non posso fare il nome, ma soltanto il cognome, Dalla Lucio. Un omaccione con due baffetti da sparviero. Ma Lucio Dalla non ha i baffetti. Ce li ha su tutto il corpo, ma ce li ha. E dov'è che ha incontrato quest'artista, diciamo così, non privo di pelo? Guardi, Gervasetto, l'ho incontrato una volta in un concerto su una piazza, no? Gli ho detto, venga, venga, che facciamo un bel concerto su due piazze! Mi rido tutta, Gervasetto! E come si è comportato in questo... lo posso dire, sì, tanto siamo in diretta. In questo concerto come si è comportato Lucio Dalla? Oh, guardi, lui da prima ha fatto un assolo, no? Allora gli ho detto, adesso viene il bello, il concerto grosso. E invece? E invece ha fatto un minuetto, sono rimasta così delusa, guardi. Io pensavo di sposarlo, pensavo, mi scusi. Ma di grazia, principessa, perché avrebbe voluto sposare Lucio Dalla? Ma per coronare il sogno della mia vita, così finalmente sarei potuta essere Marina Dalla. Ah, ho capito il sottinteso, benissimo, ma adesso cosa fa, duchessa, per favore? Venga, Gervasetto, venga, che le faccio vedere dove vanno i marinai. No, a me veramente non mi interessa salire su una nave scuola. No, no, scusi, scusi, io, ma no, io sto tanto bene qui in mezzo a questi ragazzi, mi mancherebbe altro.
Gervasetto, venga Puppa, venga! Venga, venga, sotto la cambusa, c'è un buio qua! Venga, Gervasetto, anzi, faccia luce con la sua testa! Venga! No, per favore, io c'ho pure le pile scariche, ma che mi dite? No, ma per favore, non mi faccia così! Oddio, c'è la cambusa!